Primo libro di Samuele, capitolo 2, i primi 11 versetti. Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te, e non c'è altra rocca pari al nostro Dio. Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché il Signore è un Dio che sa tutto, e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. La sterile partorisce 7 volte. Ma la donna che aveva molti figli diventa fiacca. Il Signore fa vivere, fa morire e fa vivere. Fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire. Egli abbassa e innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dall'etame, per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore. E su queste è appoggiato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre. Infatti l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tonerà contro di essi dal cielo. Il Signore giudicherà l'estremità della terra e darà forza al suo re. Innalzerà la potenza del suo unto. Dopo Elcana andò a casa sua a Rama e il bambino rimase a servire il Signore sotto gli occhi del sacerdote Eli». Fin qui la parola del Signore. Siamo tutti consapevoli, fratelli, che tutta la Bibbia parla di Dio. Giusto? Dalla Genesi all'Apocalisse, tutti i libri della Bibbia ci parlano del nostro amato Gesù, di Dio. Il protagonista indiscusso dell'intera Bibbia è il nostro amato Gesù, è Dio. Nella Bibbia emerge il suo carattere, dalla Bibbia comprendiamo la grandezza, la potenza delle sue opere, che sono infinite, meravigliose, manifeste, ma dalla Bibbia emergono anche i suoi attributi, le sue perfette qualità. Possiamo dire questa sera che il nostro Dio è l'Iddio della Bibbia? E che l'Iddio della Bibbia è l'Iddio perfetto? Anzitutto impariamo una cosa questa sera, che Anna è in grado nel suo canto di lode al Signore di evidenziare alcuni aspetti di Dio. Anzitutto, Anna evidenzia l'unicità del Signore. Fratelli, esiste un solo Dio e tra l'altro è il nostro. Nel nostro mondo esistono tante divinità, regna la pluralità delle divinità. Ma l'Iddio della Bibbia non soltanto è il nostro Dio, ma è l'unico vero Dio. Non ce n'è altri. Infatti Anna dice: poiché non c'è altro Dio all'infuori di te. Non soltanto è l'unico Dio, quindi l'unicità di Dio, ma è pure santo. Infatti Anna dice: nessuno è santo come il Signore. Infatti, mentre noi siamo santi in virtù del fatto che Dio ci ha santificati in Cristo, il nostro amato Dio, il nostro caro Salvatore, è l'unico che è 3 volte santo. Gloria al Signore, egli è il Santissimo, il Purissimo. Ma Anna evidenzia anche un'altra grande verità, che il nostro Dio, gloria a Dio, se lo sentite in cuore dite gloria a Dio, è l'Onnisciente. È l'Onnisciente. Infatti al versetto 3 dice: poiché il Signore è un Dio che sa tutto. E qualcuno questa sera è venuto con un peso che io non so, ma stiamo offrendo il culto a colui che sa tutto.
Forse magari qualcuno questa sera sta nascondendo una certa situazione. Stiamo offrendo il culto a colui che sa tutto, che vede ogni cosa, perché egli è l'onnisciente. Al versetto 9 Anna dice un'altra grande verità: egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, perché egli è l'onnipresente e veglia sui nostri passi, e mentre veglia sui tuoi sta vegliando sui miei passi, perché è l'onnipresente Dio. Al versetto 10 dice: gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tornerà contro di essi dal cielo. Sapete perché? Perché è l'onnipotente e nessuno può reggere dinanzi al Signore. Ma in maniera particolare Anna evidenzia alcuni aspetti della divinità, ma poi ne evidenzia uno in maniera particolare: la sovranità. Quanti credono che il nostro Dio è l'Iddio sovrano, che è l'Iddio che regna su ogni cosa, prima delle cose, su ogni cosa e dopo le cose? Infatti sentite come Anna parla della sovranità di Dio, e se siamo d'accordo con Anna possiamo dare gloria al Signore. Il Signore fa morire e fa vivere. Domanda: ne ha il diritto? È il sovrano. Fa scendere nel soggiorno dei morti, e siccome è il sovrano, ne fa risalire. Ora, è impossibile che dal soggiorno dei morti qualcuno ne esca fuori. Infatti chi evoca i morti in effetti sta prendendo in giro le persone, perché dal regno dei morti non si può uscire fuori. Ma c'è un caso nell'Antico Testamento dove Dio permette a Samuele di riemergere, perché Dio è colui che fa scendere nel soggiorno dei morti, gloria a Dio, e quando lui vuole è in grado anche di farli risalire. Il Signore fa impoverire. V'ho perso, però ora vi incoraggio, e fa arricchire. Egli abbassa, ci mette la mano sopra e ci abbassa, e poi ci innalza. Alza il misero dalla polvere e innalza il povero dal letame. Tutto questo sapete perché? Perché Dio è sovrano. Dio è sovrano in tutta la Bibbia. Egli è sovrano sulla natura. Si alzò e fece calmare il mare e la tempesta. Gloria a Dio. Egli è sovrano sugli spiriti. Li scaccia, li allontana, li lega, perché egli è Dio benedetto in eterno. Egli è sovrano su tutti gli uomini. Ma gloria a Dio, in maniera particolare egli è sovrano sui credenti. E noi siamo coloro che appartengono al Signore. E che bello sapere che Dio è sovrano sulla nostra vita, che egli sulla nostra vita ha il dominio, la supremazia, ha il primato, che dirige i nostri passi, che ci sorveglia, che sa tutto di noi. Io stasera mi sento incoraggiato nel sapere che il nostro Dio non è un Dio impallidito, rinchiuso in una nicchia, che va pulito, che va curato lui, che va portato a destra e a sinistra. Il nostro Dio è l'unico vero Dio benedetto in eterno, sovrano su ciascuno di noi. Egli è sovrano nella storia di Israele. Nulla accade per caso. Anche il peregrinare nel deserto apparteneva alla sovranità di Dio. Anche il fatto che il Signore suscita gli Assiri prima e poi i Caldei per portare il suo popolo in deportazione, tutto questo non era sfuggito alla sovranità del Signore. Quindi Dio rimane sovrano sulla storia, ma Dio è sovrano anche sugli eventi dei singoli credenti, dei singoli personaggi della Bibbia. Ci fu una donna che voleva avere un figlio, vi ricordate? Ed escogitò di dare a suo marito la serva Agar, dalla quale uscirà fuori Ismaele. Ma Dio, dinanzi a questo stratagemma, gloria a Dio, ne rimane il sovrano. Ed è come se dicesse a Sara: hai fatto ciò che volevi,
ma io rimango sovrano su questa tua vicenda personale, perché il figlio che ho promesso ad Abramo uscirà da te. Tu l'anno prossimo noi verremo e tu avrai un figlio. Io voglio dare gloria al Signore, perché Dio è sovrano sulla storia della sua Chiesa, ma Dio è sovrano anche su tutti noi. Amen. Nelle nostre vicende personali, mi permettete questa sera, il Signore, fratelli, è sovrano sulle sofferenze. Quanti credono che Dio rimane sovrano sulle nostre sofferenze? Fratelli, Dio è sovrano sulle mie prove e sulle tue difficoltà. Dio rimane sovrano sulle sofferenze. È scritto al versetto 5 del capitolo 1. Ma ad Anna Elcana diede una parte doppia, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. In altre parole, fratelli, l'infermità di Anna, la prova di Anna, la ristrettezza fisica di Anna, l'angoscia di Anna, la situazione che Anna stava vivendo non era sfuggita al controllo di Dio, ma Dio sulla sua sterilità, sul suo problema, Dio era seduto sul trono. Sulla problematica di Anna Dio era ancora sovrano. Infatti la cosa bella è che la sterile, qui ci vuole un gloria a Dio, partorisce 7 volte. Gloria al Signore. Sul problema di Anna, sulla sofferenza di Anna, su questa sua angoscia, Dio rimaneva sovrano. Dio ha parlato una volta, 2 volte ho udito questo, che il potere appartiene a Dio. Vogliamo dare gloria al Signore. Fratelli, anche nelle nostre sofferenze, nei nostri problemi, nei nostri travagli, nelle nostre tempeste, Dio rimane seduto sul suo trono ed egli ha il potere di sottomettere a sé ogni nostra difficoltà. Il nostro Dio, diranno gli amici al re, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco. E se questo non dovesse accadere, perché lui è sovrano, noi non ci inginocchieremo dinanzi alla statua. Signore, aiutaci a ricordarci questa sera che nei nostri problemi tu rimani sovrano. Sovrano sulle sofferenze, ma non soltanto, sovrano sulle battaglie. Ne avete battaglie? Sì, lo sapevo. Non ho mai curato una chiesa senza battaglie. D'altronde ce l'abbiamo pure noi, tutti ce l'abbiamo le battaglie. Fratelli, noi crediamo questa sera che Dio è sovrano anche nei conflitti, anche nelle battaglie della nostra vita, che spesso fronteggiamo durante la giornata. Noi combattiamo contro il mondo. Amen. Noi combattiamo contro il nemico, contro le sue lusinghe, contro le sue attrazioni. Noi combattiamo la mondanità, i peccati, il peccato, le tenebre, combattiamo e abbiamo combattimenti di natura spirituale e siamo attaccati da ogni lato perché il nemico vuole indebolire la nostra fede. Siamo e combattiamo sotto il punto di vista fisico, lavorativo, familiare, abbiamo combattimenti di ogni genere. Nei nostri combattimenti Dio rimane sovrano e lo sapeva bene Davide in quella nostra famosissima storia, quando Davide dirà a Goliat una cosa interessantissima, molto bella. Dirà così: tu vieni verso di me con la spada, la lancia e il giavellotto, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, nel nome dell'Iddio che tu hai insultato. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada
e né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende da Dio. Signore, nelle nostre battaglie l'esito dipende da Te. Aiutaci a riconoscere la Tua sovranità nei nostri combattimenti, e noi possiamo riportare vittoria soltanto nel nome di Gesù. E questa sera una cosa che ci incoraggia è che Dio è sovrano sui nostri conflitti e sulle nostre battaglie, e l'esito dipende dal nostro Signore Gesù Cristo. Infatti Anna dirà nel suo canto una cosa molto bella: infatti l'uomo non trionferà per la sua forza, e io aggiungo, non è né per forza e né per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore. Questa sera ricordiamoci che Dio è sovrano, sovrano sulle sofferenze che stai vivendo. Lui è il Signore, sta dirigendo ogni cosa. Non dire perché, non diciamo come mai, non diciamo perché proprio io, perché Dio è sovrano. E nella Bibbia è scritto che Egli fa tutto ciò che Gli piace. Sulla tua vicenda triste Dio è sovrano, è seduto, ha lo scettro nelle mani. Non c'è una foglia che cade senza che Lui non l'abbia vista. Signore, grazie, perché nelle mie triste vicende e nelle tue sofferenze Dio è sovrano. Nei miei combattimenti e nei tuoi combattimenti Dio è sovrano. E mi permettete di concludere dicendo che Dio è sovrano perfino nella morte. Dio è sovrano. Quando Lazzaro si ammalò, subito mandarono a chiamare Gesù. Vi ricordate? C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, e subito le sorelle mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Sentite che dirà Gesù. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la mia gloria. Dio è sovrano sul numero dei nostri giorni. Ci avete mai pensato? Oggi ero a casa di una sorella, di una famiglia, e mentre parlavamo del più e del meno, delle cose del Signore, si parlava del Covid. Tanto per cambiare, no? E si diceva, vabbè, ci proteggiamo, la mascherina, l'igienizzazione, facciamo quello che possiamo, ma alla fine combattiamo un nemico invisibile. Tu ti proteggi per 12 ore, poi basta un millesimo di secondo, tocchi una maniglia che non devi toccare. Non so se rendo l'idea, non voglio mettervi paura, va? Poi ci siamo guardati e abbiamo detto, la nostra vita è nelle mani del Signore. E insomma, fratelli, non è che possiamo vivere così. Saggi, intelligenti, avveduti, cauti, tutto quello che volete. Ma alla fine, Dio è sovrano sui nostri giorni. Questa malattia non è per la morte, ma è per la mia gloria. Perché Dio è sovrano pure sul numero dei giorni che Egli ci vuole concedere. Allora Dio ci aiuti ad essere saggi, a rispettare il nostro corpo che è il tempio dello Spirito Santo, a non essere trascurati, a curarci, tutto quello che volete. Noi facciamo il nostro dovere, ma Dio rimane sovrano sul numero dei nostri giorni. Dico questo perché qualcuno sia guarito questa sera e liberato dall'ansia della morte, dalla paura della morte, che colpisce tutti, gli anziani, i giovani, l'ammalato e il sano. L'altra sera mia figlia mi diceva: sai papà, ho incontrato una ragazza che era di fronte a me, a malapena mangiava perché ha paura di morire. Una ragazza di 16 anni, sana come un pesce, ma ha la paura di morire.
Capite? E chissà che qualcuno questa sera forse ha un po' di ansia, un po' di paura. Dio è sovrano sui nostri giorni. Fratelli, Dio è sovrano sul numero dei nostri anni. E questo ci tranquillizza nel dire: Signore, sia fatta la tua volontà nella nostra vita. Chiniamo il capo. Gloria al Signore. Adoriamo colui che è sovrano. Dio sedeva sovrano sul diluvio. Anzi, il Signore siede re per sempre. Il Signore fa morire e fa vivere. Il Signore fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. Il Signore impoverisce e arricchisce, abbassa e innalza. Come mai tutto questo? Semplice. Dio è sovrano. È sovrano. Ma fratello, ma è sovrano anche sulle mie sofferenze? Sì. Sulle mie tribolazioni? Sì. Ma lui regna su questa vicenda triste che sto vivendo? Sì. Lui è sovrano sulle sofferenze. Dio è sovrano nelle tue battaglie. E se qualcuno sta combattendo una battaglia spirituale, io ti dico per parola di Dio che Dio è sovrano sulla tua battaglia. E l'esito della battaglia dipende dal Signore. Non è né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio. E questa sera, se qualcuno è attanagliato dalla paura della morte, se qualcuno ha un po' di ansia relativa ad una certa situazione, sorella, fratello, nel nome di Gesù sii liberato da questa paura questa sera e ricordati che Dio è sovrano sui tuoi giorni, è Signore sui nostri anni. E noi vogliamo dare gloria a Dio per ogni cosa. Vogliamo dare gloria a Dio questa sera. Vogliamo glorificare il sovrano, il re dei re, all'unico vero Dio, benedetto in eterno. Alziamoci in piedi, adoriamo il Signore. Mentre cantiamo questo cantico, dopo il quale qualcuno di voi innalzerà una preghiera al Signore di ringraziamento per la sua parola. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Grazie, Signore.